Benvenuti in Islanda, terra di ghiaccio, di fuoco e di aurora boreale. I supermercati nell'insegna integrano anche gli orari d'apertura. Un esempio di prezzi, la pasta qua costa 429 corone, l'equivalente di circa 3 euro, da noi costa 70 centesimi a mezzo chilo. Volevo prendere questo yogurt col muesli, però una porzione 829 corone, 6 euro. Sono le ore 10:40 e sta sorgendo il sole. Ed eccoci arrivati ai geyser, che sono colonne di acqua calda e vapore. Aspettiamo il primo. Eccolo qua! Meraviglioso l'acqua che arriva dal centro della terra. Stiamo arrivando alla cascata di Gullfoss. Circa un'ora e mezza di macchina da Reykjavik. Gullfoss è questa cascata ed è anche la più famosa di tutta l'Islanda. Gullfoss vuol dire cascata d'oro, forse proprio per questi meravigliosi riflessi creati dal sole all'alba. Qui sono le 11 ed il sole è appena sorto. Dalla capitale siamo stati a vedere i geyser e le meravigliose cascate di Gullfoss. Adesso siamo in questo cratere, si chiama Kerio, e all'interno del cratere troveremo un bellissimo lago. Il sole è tramontato già da almeno un'ora e mezza, la giornata è finita, facciamo la spesa e andiamo a mangiare. Siamo alla mattina del terzo giorno in Islanda, oggi l'obiettivo è visitare queste cascate. Sono di origine glaciale, lo scioglimento dei ghiacci le genera. In particolare quella che state vedendo adesso è totalmente visitabile anche nella parte posteriore. Durante il tragitto capita spesso di volersi fermare a vedere le tante cascate che ci sono in Islanda. Pensate che sono più di 10.000. Questa è una di quelle. Vi abbiamo messo l'indicazione di questo faro da raggiungere per poter avere una panoramica dall'alto di questa meravigliosa spiaggia nera. Una spiaggia creata e generata dalla cenere e dai detriti di origine vulcanica. È uno scenario veramente mozzafiato. Faraglioni che svettano dal mare, scogliere a forma esagonale e una fitta nebbiolina che avvolge le onde. Tutto meraviglioso, ma se decidete di venire a visitarla, state attenti all'acqua perché improvvisamente le onde possono trascinarvi in mare. Siamo andati
andando a visitare un relitto abbandonato di un aereo. Questo aereo nel 1973 fu costretto ad un atterraggio di emergenza. Ci troviamo su una spiaggia sperduta nell'Islanda sud-occidentale. Per fortuna tutto l'equipaggio sopravvisse all'impatto, ma l'aereo è stato abbandonato qua sul posto e adesso è un'attrazione per noi turisti. Ovviamente stava leggendo, ma il concetto è quello. Questo è il mezzo che vi dà l'opportunità di arrivare senza fare fatica e non percorrere a piedi circa 4 km per andare e 4 km per tornare. Il costo è di circa 2.000 corone a testa, però l'autista, se è proprio disperato che non ha clienti, tende a contrattare. Stiamo passando da ovest verso la zona est dell'Islanda, sud-est, e qui c'è il ghiacciaio più grande d'Europa. Qui sembra di essere atterrati su un altro pianeta. Questa è la laguna piena di iceberg che si staccano dal ghiacciaio e, come vedete, navigano per raggiungere il mare. Qui siamo sulla spiaggia dei diamanti, con tutti questi iceberg che luccicano sulla spiaggia nera. È una meraviglia incredibile. Vorrei stare qui a camminare per ore e ore e guardarmi intorno. Non perdetevela perché è un posto unico al mondo. Siamo all'alba del quinto giorno, ci troviamo nel parcheggio da dove partono le escursioni per il ghiacciaio. Nel frattempo possiamo ammirare questa laguna con tutti gli iceberg che vengono a galla. Questi sono i mezzi che vi attenderanno al posteggio per portarvi a fare l'escursione sul ghiacciaio. Non si tratta di nient'altro che dei minibus con le ruote da Bigfoot, per intenderci, e con la regolazione di pressione dall'abitacolo. Stiamo sgonfiando le ruote per poter procedere sul terreno. In soli 10 minuti con questa bellissima macchina con le ruote sgonfiate siamo arrivati ai piedi del ghiacciaio. Ci hanno fornito dei bellissimi ramponi che hanno queste punte che permettono di far aggrappare bene il piede al ghiaccio. Ci hanno fornito di caschetto con luce, siamo pronti per entrare all'interno della grotta di ghiaccio. Stiamo entrando nella bocca del ghiacciaio. Con l'immagine di questi meravigliosi diamanti, vi salutiamo dalla laguna glaciale e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ehi, aspettate! Ultima ma non ultima, lei, la dama verde che danza nei cieli, l'aurora boreale. Siamo capitati nel periodo con l'attività più intensa di tutto l'anno. Uno spettacolo che ci ha tenuti 3 sere su 5 con il naso sempre all'insù. L'aurora non ci voleva lasciare e ci ha accompagnati anche mentre decollavamo con l'aereo. Forse il suo è stato un arrivederci.